giudiziario, un'inchiesta che decapita il vertice della giunta regionale abruzzese, il governatore Del Turco e due assessori. Dopo un anno di serrate indagini, addirittura d'arrivo l'inchiesta sulla corruzione nella sanità che ha decapitato la giunta Del Turco, nel mirino dei magistrati entrano 5 nuovi indagati. Settimana decisiva per l'inchiesta sulla Sanitopoli abruzzese. Infatti entro sabato all'inizio della prossima settimana la Procura di Pescara dovrebbe firmare l'avviso di conclusione delle indagini che il 14 luglio del 2008 portarono all'arresto dell'ex governatore Ottaviano Del Turco e altri 9 dei complessivi 35 indagati. A far scattare gli arresti, lo ricordiamo, le rivelazioni del patron di Villa Pini, Vincenzo Angelini, che confessò il pagamento di milioni di tangenti per favorire il suo gruppo e coinvolse non solo l'allora giunta di centrosinistra ma anche esponenti di centrodestra della precedente gestione regionale. Come avevamo già anticipato nei giorni scorsi, tra non più di una settimana il pool di magistrati guidato dal procuratore capo di Pescara Nicola Trifuoggi depositerà alla GIP l'avviso di chiusura delle indagini legate allo scandalo della sanità in Abruzzo. Fascicoli e fascicoli di attività investigativa, riscontri, intercettazioni, tutto il materiale dell'incidente probatorio svoltosi nel settembre di un anno fa, senza contare la parte riguardante gli innumerevoli interrogatori. Quanto basta, secondo l'accusa, per trascinare a processo l'ex governatore Ottaviano Del Turco, i suoi fedeli collaboratori Quarta e Cesarone, altri componenti dell'allora Consiglio regionale, funzionari, imprenditori ed anche il grande accusatore Vincenzo Angelini, graziato da ogni forma di misura cautelare solo per via del suo sostanzioso contributo alle indagini. Bella lunga la lista di capi d'accusa, dalla truffa alla corruzione, abuso, concussione e anche reato associativo, in uno scenario problematico come quello dei debiti della sanità, in cui i personaggi in questione avrebbero attinto a piene mani dal tesoro circa 15 milioni messo a disposizione dal titolare del gruppo Villa Pini per ottenere agevolazioni, delibere di favore e contributi ben oltre il consentito. Lunedì prossimo, non oltre la notifica di conclusione delle indagini, 20 giorni di tempo per gli avvocati di consultare gli atti contenuti all'interno di specifici CD-ROM e poi l'attesa decisione del GIP circa i rinvii a giudizio. Certo è che dopo quasi 3 anni di inchieste a tappeto i PM sembrano essere sereni e certi del lavoro svolto, tanto che qualcuno di loro nei giorni scorsi si è lasciato sfuggire una dichiarazione: li mandiamo tutti al processo.